Le sconfitte vengono e te le prende e te le porti a casa con rammarico. Oggi all'87esimo vincevamo 3-2 e i miei due giocatori hanno fatto una cosa che non si deve fare assolutamente. Non ti puoi fare buttare fuori e lasciare la squadra in 9. Non esiste, sono molto molto arrabbiato. Certo, se parliamo della partita, siamo partiti forti il primo tempo, i ragazzi hanno approcciato la gara benissimo. Avevo chiesto questo, l'hanno fatto, gli devo fare i complimenti nella prima frazione. Poi nel secondo tempo la dovevamo amministrare, cercare di metterci dietro e in ripartenza fare qualche gol. Loro sono stati bravi, hanno cambiato modulo, ci hanno creduto, hanno fatto gol, l'hanno pure pareggiata. Ma noi, peccato che sul 3-2 gli abbiamo praticamente messo il piatto per mangiare. Questo non si fa, non si fa. E ne sono molto arrabbiato. Alla fine è un pareggio giusto, per carità. Alla fine per me un pareggio è giusto. Però è un peccato perché i due punti erano importantissimi. Ci mettevano in una situazione di classifica che oggi potevamo sperare qualcosa in più. Sperare, perché ci superavamo l'Astra e ci mettevamo due punti dal fulgatore. E questo mi è successo grazie a due giocatori. Da una parte li giustifico, da una parte sono incazzatissimo. Perché tu, giocatori che non hanno mai giocato in eccellenza, giocatori che vengono di fuori, giocatori che non hanno esperienza, alla prima situazione si fanno espellere e questo non va. C'è stata una reazione, ho detto, ringrazio questi ragazzi che ci stanno mettendo anima e cuore e stanno facendo quello che possono fare, per quelle che sono, stanno facendo anche quello che possono fare. Poi nel secondo tempo dovremmo essere più bravi, dobbiamo, come dico sempre, ci vuole un po' di furbizia, cercare di perdere quel secondo per fare innervosire l'avversario. Non lo dovrei dire, ma lo dico, queste categorie bisogna avere un po' di furbizia. Invece all'incontrario, sul 3-2 ci facciamo buttare fuori noi. E lì purtroppo la partita è andata come è andata, ma ripeto, faccio complimenti al Geraci che ci ha creduto sul 2-0, ci ha creduto sul 3-2, ci ha creduto, ha fatto la sua onesta partita, quindi un pareggio che ci sta tutto. Ma è stata una mia idea perché sa, sul 2-0, se al Geraci loro tutto per tutto si giocheranno, infatti hanno fatto questo. Noi se eravamo bravi, potevamo fare il 3-4-0. Non siamo stati bravi perché come dico sempre, come il primo tempo di Favara, non c'è una preparazione atletica che ci consente di fare 95 minuti a quei livelli. Dopo il 2-0, già al 30esimo, se avete visto, già il Geraci cominciava a venire avanti perché noi veniva a mancare l'ossigeno, veniva a mancare forze. Quindi bisogna cercare di mettere le idee quelle più chiare per cercare di questi ragazzi mettere sul contagiro perché, sai, fisicamente non siamo preparati. Qualcuno mi chiedeva la sostituzione perché aveva problemi fisici e non potevo perché in panchina avevo quasi niente, non dico niente, ma quasi niente. E quindi dovevo, va bene, aspetta, ora vediamo, aspetta, aspetta, aspetta. E quindi peccato, peccato perché l'avevamo ripresa 3-2, 87esimo, un peccato. Allora, io non ho visto niente perché essendo che sono espulso, nel senso non ero in panchina, non ho visto niente. Ma appena visto l'arbitro buttare fuori due giocatori miei, il parapiglia, quello che è successo, sono diventato un pazzo perché non si fanno queste cose. Indipendentemente se vinci, se perdi, la partita si finisce in 11. È un peccato perché devono avere quella mentalità, come dico sempre, di giocarsi tutto in campo, non fuori dal campo. Alla prima provocazione si sono fatti buttare fuori. E questo manca di esperienza, di orgoglio, perché sai, una maglia come il Mazzara ci vuole pure orgoglio per indossarla. E tu all'87esimo non puoi fare queste figure. Buttato fuori il mio giocatore King, poi King va, sta per uscire, l'altro giocatore mio va all'incontro e si fa buttare pure fuori, visto l'altro mette tutti gli altri in rosso. La vicenda non l'ho proprio vista da questa parte, però non si fanno da condannare sia quelli miei che quelli suoi, ma più quelli miei che quelli suoi. Era un'occasione d'oro per i risultati che sono venuti, per quello che si stava avvenendo qua, potevamo sperare in qualcosa di importante. Ho detto, gridando qualche situazione che non dovevamo fare, però martedì riniziamo e cerchiamo di organizzarci, cercare di pensare già al derby o alla Mazzarese giorno 7. Abbiamo due settimane di riposo, che sono tanta roba per noi perché cerchiamo di mettere benzina e cercare di dare gas a questa squadra.